tutti e ciao a tutte, come state? Ben ritrovati! Finalmente oggi posso parlarvi dell'ultimissima novità di questa estate. È stata un'estate, come ben sapete, ricchissima di tantissimi nuovi prodotti, prodotti sia appunto prodotti qui in Italia, quindi con il laboratorio Spinoff dell'Università di Bologna, lo spray Hair Elixir, ma anche tantissime novità che sono arrivate dall'India, quindi le due nuove erbette riflessanti Robia e Ibisco. Farò un video per ogni singola erbetta nel prossimo futuro. Due nuove erbette lavanti, la Rita Glow, che è un mix Beauty Delicious Delights, e Shikakai. Cos'altro è arrivato? Ah, è arrivato anche un olio che non so se l'avrò già pubblicato il video qui sul canale YouTube, ma se no state certe che arriva a brevissimo. E insomma, date un'occhiata sul sito e sicuramente troverete lì anche le novità. E ovviamente la novità bellissima di questa estate è stato anche l'asciugamano capelli in bambù realizzato in collaborazione con Reborn in Italy, questo meraviglioso progetto di volontariato che favorisce l'inserimento nella società di mamme strappate alla violenza della guerra, della strada, del mare. Quindi, come vedete, è stato veramente un'estate altro che rilassante, ma veramente veramente impegnativa da tanti punti di vista, ma ce l'abbiamo fatta, siamo qua. Questa è l'ultimissima novità fino a ottobre. A ottobre torneremo online con altre novità sicuramente. Oggi invece vi voglio parlare di questo impacco capelli rivitalizzante, detossinante, Beauty Delicious Delights. Quindi è un prodotto che troverete online solo sul mio shop curavisoecapelli.it, perché è un mix che è stato realizzato appositamente per me, ma che io ho richiesto di fare in seguito a delle richieste specifiche che voi mi avete fatto via email, anche via messaggi, insomma, proprio perché io apprezzo tantissimo il potermi confrontare con voi sui social, via, veramente ci sono tantissimi modi in cui ci sentiamo, con tante di voi mi sento anche via WhatsApp. Quindi è anche un po' difficile tenere il passo con tutte voi, però il risultato è che io là dove posso vi vengo incontro e quindi creo dei prodotti appositamente per delle richieste specifiche che mi state facendo. Questo mix, come avete anche indovinato probabilmente dal nome Kapoor Glow, è un mix, è una miscela a base di polveri di Kapoor Kakli, di Cedar e di polveri di arancia che voluminizzano, condizionano e profumano anche i capelli. A questo mix sono state aggiunte anche delle polveri di neem e di aloe vera che vanno a purificare e a idratare la cute, mentre la presenza della delicata argilla indiana Multani Miti va a detossinare e ad assorbire le tossine e le impurità che si possono trovare sulla cute. E quindi un impacco capelli dai principi attivi detossinanti, lenitivi, riequilibranti, che lascia la cute fresca e i capelli rivitalizzati. È consigliato per tutte le tipologie di capelli, in particolar modo per chi ha la cute problematica, quindi che soffre di squamazioni, di rash cutanei, che soffre di prurito, la cute grassa, la cute anche che soffre di forfora, come va bene anche per chi soffre di dermatite. Nello stesso tempo, se i capelli sono sfibrati, sono spenti, sono opachi, sicuramente con questa maschera ritroverete la lucentezza e la morbidezza. Ci tenevo a fare un impacco simile perché ho notato che ci si concentra sempre su quello che è l'aspetto esteriore, no? Sui capelli, sul fusto, sulla morbidezza, su quanto sia bello il colore, che sia sfibrato, secco oppure sottile, però trascuriamo sempre la cute. Ricordiamoci che, come è vitale il terreno per una pianta, per i nostri capelli che sono materia morta
è vitale la salute della nostra cute, quindi dobbiamo prendercene cura proprio come facciamo, come ce ne prendiamo cura della pelle del viso. Allo stesso modo dobbiamo appunto idratarla, prendercene cura che non soffra né delle squamazioni né di forfora, non deve essere seca, deve essere confortevole, non deve appunto avere proliferazioni batteriche, prurito e così via. Quindi con un impacco del genere, che può essere effettuato anche 2 volte al mese, andiamo sicuramente a prendercene cura, a favorire anche un microcircolo che poi, se funziona bene, favorisce appunto anche l'ossigenazione e un buon nutrimento dei bulbi piliferi. La domanda che immagino sorge spontanea è: ma quali sono i benefici che ne derivano dall'utilizzo costante di questo mix? Ebbene, grazie all'attività astringente e purificante, l'impacco Kapur Glow pulisce in profondità la cute, rimuovendo le cellule morte. Il suo utilizzo costante tonifica il cuoio capelluto e favorisce la crescita dei capelli. La presenza della polvere di cedar e della polvere di aloe, grazie alle mucilagini che rilasciano, vanno a alleviare il prurito là dove si dovesse manifestare, vanno anche a idratare una cute che può essere seca. La presenza all'interno del mix della polvere di Kapur Kakli e della polvere di arancia condiziona i capelli, li lascia volumizzati, li lascia corposi al tatto e lucenti. Come sapete, sia la polvere di arancia che la polvere di Kapur Kakli sono delle polveri profumate. In questo caso, trattandosi di un mix, l'odore è erbaceo, quindi non ritroverete l'odore specifico del Kapur Kakli oppure della polvere di arancia. La presenza infine nel mix dell'argilla Multani Miti, che è tra le argille più delicate esistenti, assicura la detossinazione del cuoio capelluto, perché va ad assorbire il sebo e le tossine e le varie impurità che possono esserci. Agisce in sinergia con la polvere di neem, che è appunto anche lei presente nel mix, che svolge una fortissima attività antimicotica, antibatterica, quindi va a combattere la forfora, va a combattere anche appunto i pidocchi nei casi specifici, e anche può tornare utile in caso di dermatiti. Quindi, come vedete, è un mix che è veramente versatile e che prova a coprire un po' varie problematiche che si possono appunto manifestare sul cuoio capelluto. Ovviamente, soprattutto ora che rientriamo dalle vacanze estive con una chioma, una cute, scommetto, molto provate, fare un impacco detossinante come questo, rivitalizzante, può rivelarsi molto saggio, perché va anche a riequilibrare il pH del cuoio capelluto e a ossigenare la cute. Quindi proprio nel massaggio che si va a effettuare, si va ad attivare il microcircolo, quindi una cute sana ha come conseguenza una chioma sana. Come modo d'uso è facilissimo, si aggiunge appunto, come si utilizza sempre anche con le altre erbe lavanti oppure tintorie, si aggiunge dell'acqua tiepida alla polvere fino ad ottenere una consistenza simile yogurt greco, perché dovete anche tenerlo in posa per un po' di tempo, almeno mezz'oretta mi raccomando, sui capelli puliti. E quindi va massaggiato sulla cute con i guanti, non ha senso perdere tempo con il pennello, ecco. E in seguito, una volta massaggiato, applicate la cuffia da doccia. Vi consiglio, in fase di risciacquo sotto la doccia, prima di procedere proprio con il risciacquo finale, di passare giusto una volta il getto d'acqua per ammorbidire il pacco sulla testa, e iniziate a massaggiare delicatamente proprio per favorire anche un leggero scrub sul cuoio capelluto, quindi proprio per creare un'azione quanto più completa curativa.
seguito potete utilizzare una noce di balsamo. Mi raccomando, questo impacco va fatto sempre sui capelli puliti, ricordatevelo. Fatemi sapere se lo provate, come vi trovate, se vi entusiasma quanto entusiasma me. Spero che le informazioni almeno che vi ho dato in questo video vi possano tornare utili anche in altre situazioni, e che queste erbette potete anche provarle singolarmente. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate il solito pollicione, ricordatevi di iscrivervi al canale, condividete il video se vi fa piacere. E noi ci vediamo nel prossimo video, perché ci sarà un prossimo video. Ciao e grazie per aver guardato il video.